Michele Chiodo, sindaco di Soveria Mennelli, siamo qui nell'istituto agrario per la prima festa dell'agricoltura e dell'artigianato nel 50° anniversario dell'istituzione di questo istituto. Sì, oggi è un evento particolare che, a parte la manifestazione fieristica, però si ricorda il 50° anniversario dell'autonomia di questo istituto, un istituto che è stato il primo istituto superiore nel comprensorio del Reventino, voluto dal compianto preside Fabiano. E oggi, ecco, questa presenza di tanti amministratori, di tanti ex docenti, di ex dirigenti scolastici, testimonia l'importanza che questo istituto ha rivestito per i nostri giovani durante questo mezzo secolo. Ed è anche un'occasione importante di cui sono particolarmente orgoglioso e lieto di poter, ecco, di avere potuto concorrere a realizzare, perché oggi verrà presentata la nuova scuola che è stata finanziata con i fondi del PNRR per oltre 4 milioni di euro tramite l'amministrazione provinciale di Catanzaro, l'unico intervento della provincia di Catanzaro con i fondi delle 216 scuole in tutta Italia. È una scuola nuova, una scuola che oggi c'è l'equipe dei progettisti che la illustrerà, che sono sicuro che diventerà ancora più attrattiva per i nostri giovani. Grazie.